presence. Bella a tutti ragazzi, qui Arcibolla ed eccoci in un nuovo video su GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Allora, è passato parecchio tempo dall'ultima volta che ho registrato su questo gioco, ragazzi, perché, come alcuni di voi sapranno, come ho già detto anche nel video su Watch Dogs, io praticamente ho dovuto formattare il PC e ho dovuto reinstallare ogni singolo fottuto programma. Questo ha comportato il fatto che ho perso, diciamo, i salvataggi di GTA 4 e, appunto, ho perso i salvataggi e io, ovviamente, convinto di salvarmeli, vabbè, ora non vi sto a spiegare. Comunque, in poche parole, ho salvato i dati sbagliati e quindi il vero salvataggio di GTA è andato perso e non ho potuto ricominciare dal punto in cui ci eravamo lasciati, insomma. Quindi purtroppo sì, ho dovuto rifarmi un bel pezzo della storia tutto da capo, regà, e con l'ausilio delle trainer. Le trainer, per chi non lo sapesse, sarebbero queste qui. Sarebbero delle specie di cheat avanzati, ma comunque li ho utilizzati solo per arrivare dove appunto era arrivato quando ci eravamo lasciati con l'ultimo episodio, con l'episodio 12, se non mi sbaglio. E ovviamente da adesso in poi non le utilizzerò più mentre registro. E infatti, appunto, se vedevate prima la playlist, se andavate nella playlist, io avevo scritto che appunto questa serie era sospesa per il momento. Ma appunto adesso l'abbiamo ripresa, sono arrivato appunto con la storia dove ci eravamo lasciati. E vediamo un po', io direi che possiamo anche andare a fare la missione di Yusuf. Sì. Andiamo a fare la missione di Yusuf, ragazzi. E come al solito, siccome è un bel tragitto, io direi di tagliare, cioè di tagliare, di velocizzare il video. E noi ci rivediamo fra pochissimo, appena siamo arrivati. Ah, fra poco. Ok ragazzi, sembra che siamo arrivati. L'ultima missione di Yusuf, per chi non se lo ricordasse, era di prendere un carro armato della NUS, se non mi sbaglio. Yo, nigga! Shut the fuck up, man. What's wrong with you? Oh, yo, easy, amigo. Come si è conciato? Come on, baby. Give me some skin. Come on. What are you doing here? Well, you know, it's my father, Hey, you know, my ancestors. We built the pyramids, baby. We built the ziggurats. We invented math and shit. I'm here, I'm not afraid. I get my hands dirty. No, I can work. Whatever, man. How's it going? Oh, epic, homie. This shit is epic. People are babble about this shit in the future, baby. I'm talking luxury on a whole new level. This place is going to be so expensive, people won't even be able to afford it. It's going to be drowned in gold. No, it's like, yo, is that a diamond in your pocket? You just pleased to see me and shit. Ma che cazzo? Fatti meno, cambia spacciatore, zio. The impossible dream. Priceless indulgence. Style by Yusuf Amir. Timeless classic. Timeless classic! Yeah, sounds perfect, man. Just what the people want right now. But what are you doing here? I'm crafting this whole thing with my bare hands. Okay, cool, man. Listen, it was good catching up with you, okay? I'll see you soon. Yeah, not so fast, homie. Yo, could you give me a ride to my helicopter? I can tell you something along the way. But I thought you was busy building the pyramids. Yo, all work and no play makes Yusuf a dull boy. Come on, baby, it'll be fun. Vabbè. Spegniamo la radio. E dove dobbiamo andare? Vado di broker.
L'Algoin Bridge. Dove cazzo è? Vediamo un po'. È leggermente lontanino, eh. Maybe you can give me some more exploding cells for peace of mind. What you after this time, man? I got you that tank thing in the chopper. What now? You want the statue of happiness for your backyard? Spensieratezza. Excellent idea, my friend. But that will have to wait. Alright then. What are we after? Wait for it. I'm waiting. You ready? Just fucking tell me, bro. A mother fucking subway train! Oh yeah, baby! Oh no. The prize of the fleet! The ass fucking flagship of the LTA! Give it up! What you want a subway train for? We're taking that shit out to the Gulf for a new Liberty City themed development out there. Check this out. A genuine LTA submarine train. Get that ship going through a precious and delicate coral reef. Ah, perfect. Aside from how fucking dumb that sounds, how am I supposed to take that? Infatti, appunto. Don't be easy, dog. No one likes people fucking with their public transport in this paranoid age. Can't you just buy yourself a subway car, bro? No, man. Shit. We need the genuine article, the real deal. You think we could put the real deal into anything but authentic shit? Yo, how am I supposed to pull this off? Okay, we just need the front car of the train. You jump on board, you climb to the front, and you unhook the car. Oh shit. And handle all the rest. Real simple, man. I don't know why I hang out with you, bro. Because you fucking love this shit, homie. Ain't nothing like rolling with this Arabic bad boy. That, and I'm going to put your clubs on the world stage. We'll have a lounge on the moon by the time we're done. For real. You're mean. I can't believe I'm doing this. Believe it, baby. Pinch yourself. You ain't dreaming. This is no film. The city is our playground, homie. If it's our playground, how come I'm the only one getting dirty? Shit. I'm gonna look after you, you and Tony. Your problems, man. Yusuf can make them go away. Here's where you board the train. Ok. Cioè, dobbiamo saltare su un treno, staccare un vagone e rubarcelo. I will meet you later. E vi voglio ricordare che noi siamo semplicemente dei gestori di nightclub, anzi siamo delle bodyguard, una sorta di bodyguard di un nightclub, e dobbiamo fare una cosa del genere. Perfetto, fantastico. Combatti lungo tutto il treno e scollega la motrice. Che cosa devo fare? Che senso combatti? Ok, ho capito perché combatto. Morite, morite. Morite, 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 morite. Maledetti stronzi. Ok, adesso? Muori, 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 muori. Wow. Mi ha fatto schiantare un elicottero. Perfetto. Ok, quanti elicotteri dovremo ancora tirare giù? Cosa cazzo stiamo aspettando? Come... oh no, abbassati. Ok. No, ci sarete, terrorista. Le tasse proprio. Wow, 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 wow. Esplodi. Perché non esplodeva? Ok, ci dobbiamo riabbassare forse. Oh merda, cosa cazzo è quello? Cosa cazzo? No, no. Wow. In tempo, in tempo. No, 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 bestia. Tu sei pericoloso. Infatti sì, sono loro che stanno a fare il più danno di tutti. Muori, muori, muori. Wow. You treat all the commuters like this? No, 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 no. Control. Wow. All'ultimo secondo. Sapevo che ci dovevamo abbassare, ma pensavo che ce la facevamo anche a farlo fuori, insomma. Muori anche te, perfetto. Ok, se mi sentite parlare con un tono di voce un po' basso, ragazzi, è perché nell'altra stanza ci sono i miei genitori che stanno riposando. Non vorrei che pensano che siano matto. Quindi, sì,
Non posso urlare. Sì, adesso la stacco un attimo. Yes. Ma chi è che guida sti cosi? Cioè, si guidano in automatico oppure c'è un pilota tipo in Watch Dogs? Vai, 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 vai. Wow. I believe I can fly. Che cazzo? Noi attaccati lì dietro. I magnaccia. Soldi arabi. Arab money. Bella Mir. E sei Yusuf. Oh, corriamogli dietro. Merda, abbiamo tipo un chicchetto di vita. Yes, missione compiuta. Tanto, raga, io non so da quanto tempo stiamo registrando. Mi sono scordato di, come si dice, attivare il cronometro. Vabbè, lo attivo adesso. Sì. Direi che dovremo assolutamente trovare un venditore di hamburger. Venditore di hamburger. Dove sei? Dove sei? Where are you? Questo cancello non lo possiamo spingere. Mi serve assolutamente un venditore di hamburger. Ma perché in GTA la vita si ricarica per forza in questa maniera? Vabbè. Ah, già che ci siamo proprio vicini vicini, regà, io direi che possiamo anche andare da Bulgarin. Però, prima cosa dovremo tanto rubare una macchina e cercare un fottuto venditore di hamburger. Perché sto morendo. E siccome so che ci metterò un bel po' per trovare un fottuto venditore di hamburger, direi di velocizzare il video finché non lo trovo. E poi tornerò qui da Bulgarin e ci vedremo, insomma, e faremo la missione di Bulgarin e... Ah, eccolo qui. Aspetta un secondo, forse siamo fortunati. No, non mi dica che non lo possiamo comprare. Ma vaffanculo. Vabbè. Appunto, velocizzerò il video fino a quando non troverò un rivenditore di panini. Ah, fra poco. Adesso mi sta ricercando anche la polizia. No, seriamente, che palle però, eh. Eccolo, l'ho trovato, la polizia mi sta cercando. Merda, no, merda, aspetta, me lo segno sulla mappa. Ask me to do some dumb shit. Hey, what do you take me for? I'm a giver, not a taker. I don't need anything from you. I want to make a gift of my car to you. It's a special machine, but no, what you have done for me recently is more special. Thanks a lot, bro. You didn't need to do that, though. No, I did. There's a little bit of fun for you in the glove compartment. I think you will enjoy it. All right, man. I'll check that out. Yaron, thank you again. Another happy customer. Thanks. I'm gonna shoot your ass. Now you need my hot dog test.
Ok ragazzi, come avete potuto sentire, Yusuf ci vuole regalare la nostra macchina e ci ha detto anche che c'è una sorpresa nel portabagagli. Io non ho idea di dove si può trovare la macchina e non ho idea neanche di cosa ci sia dentro. Però intanto facciamo la missione, quest'altra missione di Mr. Bulgarin. Lois. Yo, Hey, ciao. Mr. One Man Ben. He's working. Ok. Ah no, di nuovo la Have sorella. company, shut up! So, I've heard from some people I know that maybe you have some diamonds for sale. Not me, my boss, Tony. So, my other boss. Yeah. You got them from the fat cook. I'll stay as long as I like. You think you're a big man? Where's your house on Middle Park East? Where's your big sports team, huh? Shut up, you can't! Shut up, you fucking Che can't! Hey, man, is she cazzo? okay? A big gun next to a big man, huh? You're feeling like tiny even before the referee comes Madonna. Oddio. Not her, Luis. The diamonds. I gotta talk to Tony. You gotta talk to Daddy. I thought I was making you a real man, not a rand boy. Well, I can't sell what ain't mine, bro. And plus, with all the work I put in for you, I don't really feel like a man yet. Okay. Son, man, son. I want you to cover to move back. He's going to talk to some people. I need you there. Okay, man, I got it. But you should chill out, bro. Let me decide when to chill out! Ok, non ti incazzare, dai. Appena sparato a tua sorella dal piano di sotto. Vabbè che è una rompicazzi che non finisce più. Raggiungi l'edificio e proteggi Timur. Timur, se non mi sbaglio, era il braccio destro di Bulgarin. O sbaglio? So, quello con la quale ci abbiamo litigato l'ultima volta, che l'abbiamo chiamato Gorilla e lui si è incazzato. E poi in macchina c'è stata una conversazione epica, la più epica che io abbia mai visto su GTA, come appunto avevo già detto. E niente, insomma. Affrettiamoci a fare questa missione, ragazzi, che il video credo che stia durando un pochino troppo, anche se non ho idea se devo dire, se devo essere sincero, da quanto tempo sto registrando, perché come un babbo mi sono scordato di accendere il cronometro. Quindi io direi che, siccome il tragitto è un po' lungo, per l'ennesima volta velocizzerò il video, a meno che non ci sia un'interruzione che riguardi la trama. Quindi a fra poco. Ed eccoci arrivati ragazzi, devo dire che il viaggio non è stato poi così lungo, ma stavamo per investire un pedone. Siamo sul terrazzo, chiamiamo Bulgari. Yeah, what's up? I'm here. Yeah, okay. You're in position. Do you see a box in front of you? Yeah. Open Perché vai tutto a scatti, Have you Luis? opened it yet? No, give me a sec. Okay, I'm here. Do you recognize that man? Shit! Ma che cazzo? I believe you parted with him in a diamond deal. Ma che What the minchia? fuck? Is this the guy we bought the ice from? You colluded with him to steal from me. Yo, we just got some rocks off him, okay? Look, listen. No, you listen. I offered you an opportunity, yet you were plotting against me. Yo, I know shit about those rocks. But I believe it doesn't matter. I will do everything in my considerable power to drive you and your faggot master from this earth. Goodbye. Ma che Shit! cazzo? Fucking great! Ok, perfetto, ci siamo messi contro Bulgarin. Eliminiamo i cecchini, dunque. Take the fucking I diamond, cecchini shit! vengono mostrati sul radar quando sparano, cerca di capire precisamente dove sono.
Nascosti e falli fuori. Allora, avevo visto che ce n'era uno da quelle parti. Wow. Ok, ti ho visto. Fuori uno. I believe I can fly. No, non aiutatelo, è un pezzo di merda. Sì, infatti. Fuori due, perfetto. Non capisco perché abbiamo un fucile da precisione e non mira con. Ecco, adesso sì, possiamo mirare, perfetto. Qui erano finiti, avevamo detto. Sì. Dunque, ce n'è un altro. Ce n'è un altro di qua. Eccolo lì. Headshot. Yes. Ok. Sì, ne ho visto un altro che faceva capocella qua. Muori. Mi sa che ci ha preso pure lui, però. Vabbè. E scappiamo. Oh shit. Un elicottero. Ok. Vogliamo le maniere forti. E andiamo con le maniere forti. Oh, tutta la fottuta crew di sto Bulgarin che ci vuole ammazzare. Ma poi perché? Cioè, noi non abbiamo neanche detto un no secco. Wow. E muori, stai zitto. Trovo un modo per fuggire dal tetto. Allora, innanzitutto mettiamoci questo. Oh, che hanno tirato una granata? Sì. Vorrei prendere questo bel mitraglione. Ok, grazie mille. Molto gentile. No. Ok, morite. Muori. Perfetto. Grazie giubbotto antiproiettile, siamo quasi. Ci sta quasi per finire la vita. Ok, hanno tirato un'altra granata. Fortuna che eravamo dietro al muretto. Wow! Ma questo c'ha un lanciagranate. E stai giù, Dio buono. Ok, poi. Wow, no. Oh cazzo. Ci hanno belli che circondati. Fuori uno, perfetto. Fuori due, perfetto. Fuori tre. No. Fuori 3, no. Fuori 3, ok. Ce ne rimane uno? Basta che poi quando non sono sceso lì non mi trivellate di colpi in 800.000 che spawnano all'improvviso. Perfetto. Wow, ecco, ho parlato. Wow, dove siete? Dunque, direi che sono leggermente tantini. Vai giù. Ok, usiamo questa. Headshot. Che ha detto Luis? Vabbè. Comunque, prendiamo una macchina. Scommetto che qualcuno ci inseguirà. PMP 600. Boh. Tanto pizza, beer, pasta. Proprio Italia al 100%. Madonna, ragazzi. Ok,
Via, 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 abbandoniamo la zona. Boom. Ok, penso che la zona l'abbiamo bella che abbandonata. Perfetto. Grazie mille, gioco. Colpi alla testa 11, 36, vabbè, 60%. Va. Se poteva fare un po' di meglio, però. Chiamiamo a Tony e diciamogli che siamo ufficialmente in guerra col Bulgari. Listen, Tony, I got something to talk to you about. You remember that Ray Bulgarian guy? That Russian gangster? You think he'd lend us the money we need to get out of this shit? He's no. Bad news. I hate to be the voice of reason here, but I don't think we need that kind of stress in our lives. Oh yeah, man. We already got it. I talked to him about some opportunities, and it turns out the diamonds we bought were stolen off him in the first place. He cut that cook's head off, man. Long story short, he wants us dead. Poor old chef. What were you doing talking to these guys without me, Lou? I'm sorry, man. I fucked up. Kinda refreshing, though, for me to be the one getting us in shit for once. Don't you think? Yeah, a real relief. Okay. No, non chiamare il 911. Ho detto non chiamare il 911. Ok, l'ha chiamato qualcun altro, perfetto. Raga, io direi che per il momento ho registrato anche troppo e, scusate se diciamo in questa... Ma dai, Luis, ma che cazzo fai? Sto facendo l'outro e tu fai queste figure di merda. Allora, stavo dicendo che per il momento ho registrato abbastanza e mi dispiace se alcuni di voi aspettavano magari la serie di GTA 4 The Ballad of Gay Tony. E per un bel po' di tempo, per qualche mesetto, non è uscita. Ma il problema, appunto, ve l'ho detto all'inizio del video qual era. Perché appunto non potevo, cioè non avevo i salvataggi. E niente, vi ricordo che se vi è piaciuto questo video potete dimostrarlo ovviamente con un bel mi piace. Commentate qui sotto se volete altri episodi, insomma, di questa serie. Visto che appunto siamo arrivati a, penso, la metà del gioco l'abbiamo superata, della storia, della trama, insomma. Quindi direi che sì, niente, per il momento vi saluto e noi, ragazzi, se becchiamo al prossimo episodio del GTA 4 The Ballad of Gay Tony. Bella a tutti. Merda. Cazzo che botta.